Come dici, Maria? Ciao! Al tuo pubblico, dai, comincia tu oggi, su! Buon pomeriggio, cari amiche, come state? Dai, vediamo che ti rispondono! Così così, bene, benissimo, un po' male? Benissimo, benissimo. Questo sole? Tutto è benissimo? Sì. Dai, Maria, fai la seconda domanda. E quindi? E qui io mi riposo. Siete pronti? In questo campo di papaveri mi riposo. È ufficialmente iniziata la primavera. Sì, assolutamente. E quindi già ci porta un po' di rilassatezza in più. È vero, amiche? Oggi è un caldo bellissimo. E infatti ho sfoggiato la prima mezza manica della stagione. Allora, video del giovedì. Non finisce qui, perché poi c'è il video del venerdì. Ma oggi ci godiamo questo e l'abbiamo pensato così. Papaveri alle nostre spalle, fiori vari, purché siano fiori di primavera, tanto jeans, tanto rosso, tanto bianco e un po' di beige. Dalle collezioni del primo piano di Marilyn Style. Per chi ci scoprisse solo oggi, Giulia, dove siamo? Racconta un po'. Siamo in via Corso della Repubblica, Cassino, 159. Dove comincia l'isola pedonale, all'angolo ci siamo noi. E da quanti anni facciamo foto, video, reel? Tantissimi. Penso 8 sicuro. Che ci conosce tutto il quartiere. Blocchiamo anche il pubblico per colpa di queste bellissime qui. Anzi, oggi ce ne manca una, che è la Lulli che è sotto esame. Quindi la salutiamo e gli diciamo di sbrigarsi. Ci manca. Perché ci serve. Ci serve per completare il gruppo. Allora, amiche, oggi veramente me ne vado proprio tranquilla. Allora, secondo noi questi look sono bellissimi e vi metteranno tanta allegria e tanta voglia di buttare cappotti e giacconi. Quindi, comincia la Susi. Abbiamo detto che il jeans è sempre protagonista di ogni stagione. Ma è vero, Maria, che non mi devo allontanare troppo da qui. E quindi praticamente abbiamo pensato che il jeans che si declina in una bella giacca sia assolutamente una novità un po' stilosa di questa primavera-estate. Quindi non solo giubbino, jeans, come lo conosciamo da sempre, ma che dici, Paola? Parla, esprimiti, perché non c'è solo Maria, sì, non c'è anche Paola che vi saluta. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo, non c'è solo il giubbino jeans o il jeans normale, ma c'è anche la giacca, c'è anche lo Spencer corto anni 90, c'è anche la gonna lunga, quindi il mondo del denim si riempie di tante nuove protagoniste di stile, come questa giacca dalle impunture in contrasto, che è di Penny Black, tela jeans non lavata, cosiddetta raw, come si dice insomma nel gergo tecnico, che va a completare questo look dove protagonista è il rosso, in questo caso di una bellissima stampa di Liu Zhou. Ma guardate che meraviglia che è con tutti questi volant. Volant, altro tema della nuova stagione, quindi molto presenti, e da qui in poi ne vedrete tanti, dagli abiti eleganti alle magliette, magari semplicemente con i volant sulle spalle. Quindi Liu Zhou la camicia in georgette e bellissimi i jeans bianchi in canvas stretch di Twin Set. Vestono benissimo, già li amate, ci sono in bianco e naturalmente nel celeste. Chiaro che mi sa che dopo lo facciamo vedere. Va bene, ai piedi le décolleté slim back platino di Ovier. Perfette per questi tempi, già indossabili senza calze, dato il clima bellissimo che da oggi dovrebbe anche migliorare ancora di più. Va bene, allora Giulietta, come ti senti, chicca? Bene, benissimo. Oh, e allora che ti pare di questo look che ti abbiamo preparato così estivo? Super colorato, mi mette davvero tanta allegria. È vero? Sì, oggi sì, davvero ci è piaciuto molto questa scelta di colore. È proprio vero che le scelte poi si adattano alla giornata, no? E quindi è con vero, questo sole volevamo riempirvi di allegria. Allora, pantaloni in cotone, sempre nella stessa stampa che è protagonista di un tema grosso di Liu Zhou, il bel cotone fresco, un bellissimo cotone appena stretch, con la giacchina di jeans con l'elastico dietro, quindi è molto bello questo nuovo modello un po' tagliato tipo blouson, e la jeans chiara, bottoni dietro, guardate che carine le asoline sul dietro, che si chiudono poi sull'elastico del blusoncino, che è davvero un amore. E sotto la maglietta che completa il look, che praticamente ha questo motivo di cui è Giulia
scopriamo le varie modalità di indossarlo, facciamole vedere un po'. Sì, così è come se avessimo un giacchino che invece lo possiamo sciogliere e lasciarlo così. E poi volendo questo effetto gire, chiuderlo e volendo, dietro. C'è la terza opzione, sì, volendo, che è quello di annodarlo dietro. In onore questo alla moda del trasformismo che impera, per cui ci studiamo anche noi vari abbinamenti, insomma, delle cose che acquistiamo per poterle indossare in maniere differenti. Simpatico, eh? Bello. Bellissima questa stampa. Le swingback di Giulia sono le argento, sempre di Orvieto. Va bene, andiamo a vedere il secondo look dei sei che abbiamo preparato. 6 per 1, quindi in realtà abbiamo abbastanza da mostrarvi. Arrivata da pochissimo la giacca in lino viscosa, e vado girando sempre le maniche, Susi, di Liu Jo, in questo bellissimo rosso. E Paola, sembra il rosso dei gerani sui balconi a primavera? È proprio un bel rosso vivido, ma non il solito, diciamo, è più chiaro, leggermente più chiaro. Quindi una giacca jolly, arrivata solo in rosso, con il bottone molto carino, così sempre satinato, un po' un color platino, che vi darà un tocco di allegria in tutti i look della primavera e dell'estate. Leggermente più morbida come volume, perché la tua è anche piccolina, però si sono proprio allargati un po' i volumi. E questa bella giacca accompagna la tuta che avete visto volteggiare ieri pomeriggio, vero Susi? Sì. Una stupenda tuta di jeans tri-stretch, perché è il tessuto cosiddetto magnetic, cioè è elasticizzato in verticale, in orizzontale e in diagonale, per darvi proprio il massimo comfort in una tuta che altrimenti potrebbe risultare scomoda, invece assolutamente performante e molto femminile, con questa scollatura dietro ad omblò chiusa dal collettino, quindi molto carina come idea, gritosa, molto femminile, e assomiglia proprio ai jeans dell'identica tela e modello, con questa catena dorata sul davanti. Ancora Liu Jo, amiche, trovate tutti i capi sul sito www.grupposhopping.it. Ci sono tutti, vero Maria? E qualunque cosa non trovaste o aveste dubbi sulla vestibilità, eccetera, ci contattate sempre su WhatsApp, dove vi ringraziamo perché siete sempre più numerose. Quindi WhatsApp è attivo dalle 9 alle 13.30 e dalle 16 alle 20 tutti i giorni, e la domenica pomeriggio. Quindi chiedete quello che volete e vi aspettiamo con gioia. Allora, ancora un look di jeans. Vedo Giulietta arrivare con... bellissimo, con il giubbino jeans, e non è primavera se non ci sono i giubbini jeans così piccolini e femminili, tagliati come una giacchina Chanel, ancora di Liu Jo. E questo è il modello con la treccia intrecciata con le perline, successo già di questo inverno, che abbiamo acquistato anche nella primavera estate, appunto nella variante azzurrina. Completo, completa la giacchina tipo Chanel dei suoi jeans, bottom up naturalmente, sempre con lo stesso modello. Questo lo avevamo in nero, giusto, quest'inverno? Sì, l'abbiamo avuto in inverno ed è stato un successo già in autunno-inverno, quindi, ma guardate che bella la costruzione della giacchina, con tutte le piegoline, le nervature, le cuciture che aderiscono molto bene come fit, e che immaginiamo sarà anche bella, per esempio, portata con un paio di pantaloni larghi, doppia pants. Però oggi ve l'abbiamo voluti creare questi look quasi basics, ma sempre con quella bellezza e quella allegria che danno proprio anche questi fit così essenziali, molto carini. T-shirtina di Liu Jo, che fa parte sempre del tema del rosso, quindi con la stampa molto bella e un po' brillantina, piena di brillantini rossi. La borsa, Giulietta, qual hai scelto? Pinsette. Bellissima la forma, eh? È proprio piccolina, un po' geometrica, è molto piccola, dolce. Ma molto capiente. Esatto, perché ha due scomparti, sì, sì, e una zip centrale. Sì. Questo modello di borsa lo abbiamo così e anche in un celeste che sembra un po' grigio perla. Va bene, bello anche questo, Giulia. Ok. Arriva quasi la nostra Suzelle, dopo sceglie la borsa, mentre io indosso il jeans di Liu Jo con i bottoni dorati ai lati, nel modello Regimental, che è il numero uno di tante aziende. Quindi da Liu Jo a Twinset, a Elisabetta Franchi, naturalmente, che è nell'altro nostro store,
e a vicolo. Quindi molte aziende con questo modello di pantaloni che ormai niente spopola, sicuramente per il modello molto piatto e perché la bottonatura laterale insomma è molto femminile. La t-shirtina in filo è di twin set con tanto di cuoricino così cut out, molto simpatico, quindi bianca davanti e blu sul retro. È molto carina, vi piace? Molto, mi mette allegria, mi mette allegria. Allora, vediamo invece la Sussi che ci mostra. Quindi la versione del giubbino jeans di primavera, andando avanti in stagione, diventa un cotone bistretch, è un diagonale di cotone con elastan. Si vede che dopo il video di tagliatore ho studiato i tessuti alla grande, ho imparato un sacco di cose. Era proprio piacevole fare un tuffo nella bellezza dello studio dei materiali. Questo è proprio un diagonale, sì sì. Bella. Va bene, allora, cotone bianco, unico colore, specchietti sui lati con cristallini, molto carino. E non lo abbiamo abbinato con i suoi pantaloni uguali, che pure ci sono, ma l'abbiamo messo con il jeans più corto, un po' cropped, sempre Io Gio, con il motivo a ventaglio dietro. Che te ne pare, Sussi? Molto, molto carino. Bello. Che voglia abbiamo di rinnovare il nostro parco jeans? Assolutamente, ogni primavera comincia così, con un jeans probabilmente, sì, con una maglietta a righe e con un cabana. Allora, motivino a ventaglio dietro, facciamolo vedere. Sussi indossa 26, quindi la taglia è quella giusta, è la tua. Quindi anche amiche che volete prenderli direttamente online, che è successa Giulia? Ci mettiamo uno spillo dietro. Allora, praticamente regolatevi sulla taglia che prendete in genere. Oppure ci contattate e vi misuriamo il punto vita, i fianchi, eccetera. T-shirtina simpatica con tanto di... popcorn, cosa sono? Sì, 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 fiorati, un'idea simpatica. Va benissimo, e lo zainetto piccolo, sempre di Liu Jo, blu, con questi inserimenti un po' Gucci style, no? Della banda colorata, molto carina in questo caso come abbinamento, perché c'è sia il moro che il rosso insieme. Questo tema, tra virgolette, Gucci di Liu Jo sta piacendo moltissimo, molto divertente. Le scarpe platino, che amiche sono di un comodo unico, noi ve lo diciamo, anche perché hanno proprio il tacco che dà verso dentro, comodissime e da non togliersene una giornata potrei intera. Potrei camminare tutta la giornata. Assolutamente. Va bene, allora vediamo Giulietta che vi mostra questo jeans alla maniera... Per me va un po' grande. Tanto tu lo sai che a me piacciono. Giulia così. Lo metterebbe proprio sì, così. Sì, va sì, bene, sì. Io tiro un po' su, ma ragazzo lo mettete come volete. Perché poi ci sono anche gli amanti della vita così, Giulia, o no? Sì. Staremo sì, a vedere. Allora, lei indossa 20, che cos'è? Questa è una 30. Ma come 30? 15 è stato un errore, credo. Paoletta. Abbiamo fatto un errorino. Va bene, io lo reggo per tutto il tempo. Dai, lo reggo io. A Giulia andrebbe bene proprio una 26, comunque è il bellissimo di Twin Set, ha una tela meravigliosa, amiche, è morbidissima. C'è all'interno sicuramente della viscosa oltre al cotone che la rende più fluida. Il lavaggio è stupendo perché poi più il tessuto è bello più il lavaggio viene fuori. Brava Giulia, viene fuori così un po', come si dice, nuvolato. Non è una scoloritura netta, decisa, ma si spande in una maniera più bella. E questo veramente è pregevole, guardate. Sì. E poi non lo potete toccare, morbidissimo. Allora, molto bello questo look, anche molto pubblicizzato sulle pagine social di Twin Set, con il piccolissimo gilet portato proprio così un po' walk come stile, e sotto la canotta. Carina, ci sono tanti pezzi carini in Liu Jo, oltre agli abiti bellissimi per le cerimonie, a tutto il romanticissimo pizzo che indosseremo tra poco quando il caldo esplode, però carini questi pezzi, molto stilosi. Abbinamento con la borsa ciliegia, che nel campo di papaveri comunque sta benissimo, bella. È un po' una Kelly, molto bella. Bellissimo con il foulard che c'è sia nel rosa che nel Maria Nero. Ci abbiamo il gobbo. Bene.
Ma quanto è bella quella borsa? Bellissima. E poi quest'anno, allora, Maria si è presa la versione micro, lo dobbiamo dire alle nostre 50.000 che è non lo so, l'ho vista comparire il giorno di Pasqua con questa borsina, col telefono che entrava forse di lato, ma lei lo portava tranquillamente mezzo dentro e mezzo fuori. Ma è troppo bella, anzi io lo vorrei vedere per la riprenderla. Allora, ora che arriva Sussi, cioè, tu scappi a prendere... No, è la nera, giusto? Ah, sì, è la nera. La mettiamo dopo in un... Ah, sì, meno male. Allora, vabbè, ve la voglio far vedere perché è troppo... È la sorella minore, proprio piccola, piccola di questa, ma i denti. Veramente le borse piccole sono assolutamente fascinose. Efficaci. Va bene, andiamo a vedere dove va così elegante la Sussi. Allora, a Siviglia, olè! Ma l'anno scorso facevo il video con tutte le partenze. Lo dobbiamo rifare. Dobbiamo rifare l'elenco delle partenze aggiornate 2024, ma a Siviglia Susanna ci arriva, quindi. Allora, il gilet va tanto di moda. Vi abbiamo riempite di gilet per tutto l'inverno, continuiamo alla grande in primavera e estate, cioè tra poco ci sfreghiamo ancora di più. Questo fa parte di un completo di M. Marella, giusto Maria? Con un pantalone morbido stupendo, ma noi abbiamo scassato il completo, però vi vorrei far vedere anche i pantaloni quanto sono belli, per abbinarlo qui con l'abitino in georgette, bellissima, sempre la stampa che avete visto, sempre Liugio, con questo rosso e beige che è proprio grafico. Susi, lo so che tu ami il rosa, ma potresti anche desistere dal rosa per il rosso, sì, sì. È veramente bello. È un punto di rosso bello anche bello, questo, sì, sì. Abbinandolo in questo caso con tutti i suoi volanti e la sua morbidezza con la saponetta cosiddetta rossa, ancora Gucci style, diciamo così, di Liugio, anche lei molto carina. La collezione delle borse è molto rinnovata e sono assolutamente divertenti. Va bene, Giulietta, che ne sarai con quel bellissimo bianco e blu? Questo, intanto vi dico, questo è proprio una viscosa, penso, morbidissima, gilet foderato, ve lo racconto, sì, 85 viscose e 15 lino e ha un bellissimo paio di pantaloni, con penso o senza pezza, ma va? Con le pezza, quindi con le pezza ve lo faremo in un prossimo video. Va bene. Ed arriva Giulia, più coperta per i primi weekend un po' ventilati. Allora, con gli ultimi ne sono rimasti veramente due pezzi del Cabana antivento in tessuto croccante. Sentitelo, è croccante davvero. Di Twinset, bellissimo antigoccia antivento. Indossato con altri due pezzi super giusti di Twinset, che sono la magliettina in filo con questo logo, diciamo, molto grafico. In omaggio all'eleganza eterna del bianco e blu, guardate che meraviglia questa maglia, magliettina freschissima, deliziosa, con questo collettino appena un po' alto, abbinato ai pantaloni di base in punto Milano che compriamo ogni stagione e che naturalmente abbiamo comprato per voi nel bellissimo blu, quindi logo grafico sia davanti che piccolino sul dietro. Un paio di pantaloni amiche che è un successo, che abbiamo fino alla 46, vestono benissimo, vi piacciono già tanto, ma proprio per questo non vedevamo l'ora di farvi vedere, perché non vogliamo che vi sfuggano. Ci sono sempre nel nero in inverno, anche in cammello, e in primavera estate blu. Giusto Maria? Perfetto. Bello, anche questo, guardate che bello, sempre quel tocco leggermente silver. Abbinando il tutto, ma sono bellissime quelle scarpe, ma sapeste che piacere guardarvele che luccicano, sì, assolutamente, molto bello questa grinta del metallizzato, dà un certo tono, diciamo, a ogni look. E qui la saponetta bianca di Liugio, bianco avorio, ma è la misura giusta, bellissima. Né troppo grande né troppo piccola, super comoda, è sempre una borsa, una borsina vincente. Va bene Giulietta, andiamo a metterne un altro ed arriva Suselle con un meraviglioso rosso, guardate un po'. Allora, vi diciamo sempre che ci chiedete tanti abiti e anche ora li stiamo cercando, ne sono arrivati di bellissimi anche di Vigolo che vi facciamo vedere poi nel video di domani. Ed ecco un abitino chemisier delizioso, ancora Liugio. C'è in due colori, nel rosso del tema principale del brand e in un meraviglioso coloniale
due colori che esalteranno veramente quell'inizio di abbronzatura che tutte cominciamo a desiderare. E quindi rosso, diciamo, ciliegia, questi cutout ai lati trattenuti dai laccetti, bella la misura, logo dietro al collo, carinissimo in versione chemisier. Completando tutto, bellissimo, bella. Completando il tutto con la borsa a mezzaluna, ancora ecopelle, profilo rosso con il nero che non guasta, e sempre Liugio. Tutto bene, Paoletta? Insomma, ce la facciamo? Sì. Ogni tanto ti conviene spaziare da su a giù, perché dovete sapere, amiche, che abbiamo rimesso in auge, come vi ho raccontato, il canale YouTube, e quindi ci vogliono due modi di riprendere. Maria, la cui testa ogni tanto uscirà nel video di YouTube. Ma sicuramente. Ci scuseremo con le amiche di YouTube, anzi le salutiamo pure, perché piano piano cominciano a seguire in parecchie le nostre evoluzioni modaiole. Va bene. La scarpa platino, sempre lei. Oggi abbiamo dato proprio la scena ai due modelli di Ophie, il silver e il platino, proprio anche per dimostrare che basta una sola scarpa, cioè una scarpa giusta, versatile, alla fine si abbina con ogni look. Poi durante il giorno vi facciamo vedere tutte le altre, che sono tutte bellissime. Va bene, andiamo a mettere quello finale, che non ve lo dovete perdere, che è bellissimo. Allora, che non è quello di Giulia, perché Giulia adesso è in versione bondoliere chic. Sì. E qui ci siamo divertiti a riabbinarvi il rosso classicamente con le righe. Quindi il gilettino, sempre di Liugio, di quel tema bellissimo che si completa con la giacca a doppio petto che ha indossato Suzelle, gilettino, pantalone asciutto vid'alta, è un lino viscosa, quindi quella viscosa all'interno mantiene proprio quella morbidezza, quella fluidità del tessuto, e la maglia monospalla che sta proprio carina con il gilet. Bella. Molto carino, eh? Sì, sì. Va bene, Giulia, che ne dici del rosso? È nelle tue corde? Sì, si può usare. Ma è anche una stagione in cui veramente ce n'è tanto. E amiche, avete cominciato ad amare il rosso da quest'inverno. Era agosto o settembre, vero Maria? Che erano arrivati i cappottini rossi di M, di Marella, di Panno. Maria, mi sa che devi venire un po' più in qua. E praticamente sono finiti a fine agosto i cappotti rossi, quindi evidentemente è nell'aria questo colore, e ne abbiamo preso tanto anche per l'inverno a venire. Ma ora non ci pensiamo, pensiamo all'estate. Anzi, Giulia, dobbiamo fare l'elenco dei luoghi dove dobbiamo andare in tournée per modo di dire. Io sono carichiamo pronta, l'auto, adesso lo facciamo. E cominciamo a ambientare tutti gli outfit nei posti più belli. Anzi, ieri passavo in giro per le campagne Ussel e ho visto un campo di papaveri. Allora ho pensato, qua dobbiamo venire a fare qualche look bellissimo con gli animali. Insomma, se Dio vuole cominciamo tra poco. Va bene, andiamo a mettere l'ultimissimo abito, mentre Suzelle vi mostra, forse anche senza giacca per quanto è bello, poi la togliamo. Allora, finiamo così, con un rosso geranio intenso, per l'abito bellissimo, tutto uncinetto, questo è veramente uno spettacolo. Ancora Twin Set, che questa stagione sempre, ma questa stagione ancora di più, ha una collezione bellissima, molto, molto fresca, molto giovane. E il filato di questo capo ve lo garantiamo, l'avete già acquistato spesso anche nelle altre stagioni, perché compriamo sempre, insomma, abiti di questi materiali. È una cosa meravigliosa, è intramontabile, è davvero uno di quegli abiti che tiriamo fuori ogni primavera estate dal guardaroba e ci piace. Allora c'è in questo colore stupendo, c'è in bianco, giusto? Suzelle, bianco latte, bellissimo. E Maria del nero, non mi ricordo. Credo anche bene. Nero. Nero il corto, mi sa, vero? Ecco, allora, lui panna è rosso e il corto, che vedrete tra poco, rosso e nero. Sempre questo rosso geranio bellissimo. Va bene, possiamo anche lasciare i soprabiti. Li avevamo messi, però in realtà è bello proprio finire così. Allora, ed ecco la versione corta, identica. Guardate che meraviglia, ha una foderina con carne perfetta. È troppo bello, quindi lui così è naturalmente nero, perché il nero in uno dei due bisognava assolutamente sceglierlo.
Va bene, allora, noi speriamo che vi sia piaciuta questa carrellata, sono tutti i capi che trovate al primo piano di Marine Style. E niente, Maria e Paoletta, vi è piaciuto? Tanto. Mi ha fatto venire voglia di lasciar perdere i neri, blu, sì, blu, sì. T-shirt di sportive sneakers. Va bene, allora amiche, ci vediamo domani per il video degli arrivi settimanali, che sono stati tanti e secondo noi bellissimi, quindi ci organizziamo per domani, godetevi il video di oggi ed a prestissimo. Un bacione a tutte, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.